Ha scelto Pomigliano d'Arco e le politiche industriali relative allo stabilimento Giambattista Vico, ex Fiat, oggi Stellantis, la CGIL della Campania per dare il via alle celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro di Napoli. Questo che è un appuntamento per noi che ha un valore non solo storico ma del movimento sindacale. C'è un'analogia purtroppo, quando negli anni 70 si pensò a quali politiche occupazionali in zone svantaggiate e quali produzioni immettere nel Mezzogiorno, si pensò Pomigliano. Oggi, a distanza di tanti anni, il tema sembra essere lo stesso. Il segretario della CGIL di Napoli e della Campania, Nicola Ricci, ha aperto i lavori del Dall'Alfa Sud a Stellantis, passato, presente e futuro del distretto industriale a Pomigliano d'Arco, dibattito che ha preso spunto dal libro Alfa Sud, una storia italiana del giornalista Giuseppe Pesce. Quella dell'Alfa Sud è una grandissima storia italiana. Questo stabilimento, così come l'Alfa Romeo, erano un'industria pubblica di Stato e l'Alfa Romeo è stata la prima industria nel 1986 ad essere privatizzata. Sul futuro dell'automotive e il recente comportamento dell'amministratore delegato del colosso italo-francese Tavares, che ha allarmato non poco i lavoratori di Pomigliano, è intervenuto il segretario generale della FIOM, Michele De Palma. Bisogna affrontare la realtà e la realtà sta nel fatto che l'amministratore delegato di Stellantis, il dottor Tavares, ha portato a casa lo stipendio più alto di tutti gli amministratori delegati. Mentre invece lavoratrici e lavoratori italiani continuano da più di 10 anni ad essere in cassa integrazione. Noi chiediamo alla Presidente del Consiglio di convocarlo a Palazzo Chigi, di convocare un incontro con le organizzazioni sindacali per avere in tutti gli stabilimenti le missioni produttive.